Ciao a tutti, mi chiamo Jimmy e ho 17 anni. Avete mai fatto qualcosa di cui vi vergognate tantissimo? Peggio ancora è rendersi conto che alcune cose non si possono rimediare. Voglio raccontarvi la storia di una cosa di cui mi pento tantissimo. Spero che tutto non sia perduto e che possiate aiutarmi a riparare al mio errore. Iscrivetevi al canale, perché molto dipende da voi. Tutto ebbe inizio un anno fa. A scuola avevamo un vecchio professore di nome Harrison. Lo conosceva tutta la scuola e tutti gli studenti gli volevano bene. Non ci obbligava a studiare, non ci dava neanche troppi compiti e se non parlavi in classe avresti di sicuro ottenuto un bel voto. Tutta la classe era contenta di come andavano le cose. Soprattutto io e il mio miglior amico Austin. Dopotutto, non è che ci piacesse studiare e saltavamo un sacco di lezioni. Un giorno però, il preside mandò Harrison in pensione. Nessuno a scuola voleva che se ne andasse. Ed eravamo in ansia per vedere chi avrebbe preso il suo posto. Alcuni giorni dopo nella nostra classe arrivò una nuova insegnante. Era una giovane professoressa di nome Ambrose. Era molto giovane e carina. Speravamo tutti che sarebbe stata gentile con noi come Harrison e non troppo esigente. Quanto ci sbagliavamo. Il primo giorno diede brutti voti a quasi tutta la classe per non aver fatto i compiti, dicendo che non ci sarebbe andata piano con noi. Eravamo spacciati. Tutta la classe si mise ad odiare la professoressa Ambrose all'istante. Soprattutto Stella, una studentessa da tutti i 10 in pagella prima che arrivasse lei. Stella le chiese di darle un bel voto, ma la professoressa disse che non sapeva l'argomento alla perfezione. Ci disse: "Dovete capire che tutti i voti non significano nulla se non si impara niente. Ma noi volevamo solo avere dei bei voti, così che i genitori non ci rimproverassero. Non eravamo così interessati a diventare più intelligenti." La professoressa Ambrose ci faceva studiare. Non permetteva che battessimo la fiacca. Tuttavia, un giorno successe una cosa. Stavo tornando da scuola quando ricevetti un messaggio. Era dalla Ambrose. Aveva dato a tutti il suo numero di telefono il primo giorno di lezione, ma cosa mi aveva mandato? Aprì il messaggio e non potei credere ai miei occhi. Era una foto della professoressa Ambrose. E non una foto qualunque, ma una foto in costume in piscina. Era una foto molto intima. Lei era molto bella. Ma perché mandarmela? Non aveva nemmeno il mio numero. Ci pensai lungo tutta la strada di casa e passai la notte in camera mia a fissare quella foto. Finalmente giunsi alla conclusione che piacevo alla professoressa Ambrose. Perché no? Ero alto, forte e sembravo più grande. Perché non piacere a una ragazza? Anche se questa era la mia insegnante. Il giorno seguente andai a scuola sentendomi veramente fiero di me. Mi piaceva il fatto che piacessi a una prof così carina. Feci l'occhiolino all'Ambrose ed entrai in classe. Ma per qualche ragione si voltò dall'altra parte con fare arrabbiato. La osservai durante la lezione per cercare di capire se mi riservava delle attenzioni particolari. Ma lei non reagì in alcun modo. E diede perfino un brutto voto al mio compito durante la lezione. Perché l'aveva fatto? Non la capivo. Il giorno prima mi aveva mandato quella foto e ora si comportava come se niente fosse. Le volevo parlare durante l'intervallo, quindi mi avvicinai a lei e le feci capire che sapevo cosa provava nei miei riguardi. Ma disse che non aveva la più pallida idea di cosa stessi parlando. Cosa stava succedendo? Forse mi ero inventato tutto e lei mi aveva inviato quella foto per errore. O forse aveva sbagliato numero. Sarebbe stato un peccato, ma avrebbe spiegato il suo comportamento. Decisi di non preoccuparmene. Ma poi notai che il mio amico Austin si comportava in modo strano. Prima era solito ricoprire di insulti e imprecare contro la professoressa Ambrose perché ci dava brutti voti. Ma ora non faceva altro che parlare di quanto fosse forte. Austin ci aveva perfino provato con lei, subito dopo che io avevo ricevuto quella foto. Non poteva trattarsi di una coincidenza. Un giorno dopo scuola lo misi all'angolo, dicendogli di vuotare il sacco. E Austin crollò. Disse che la professoressa gli aveva mandato una foto intima di lei in costume in piscina perché lui le piaceva. Non me lo aspettavo. Quindi aveva mandato quella foto anche al mio amico. Dissi ad Austin che era un idiota e gli mostrai la foto della professoressa Ambrose sul mio telefono. Ovviamente il mio amico rimase esterrefatto, non si aspettava un tale colpo di scena. E nemmeno io a dirla tutta. Non poteva più trattarsi di un errore. L'insegnante non poteva avere mandato per errore quelle foto a due persone.
Lo aveva senza dubbio fatto apposta. Ma a che scopo? Io e Austin non ce lo sapevamo spiegare. Ecco perché decidemmo di pedinarla per scoprire il suo segreto. La osservammo per tutto il giorno, durante le lezioni e durante l'intervallo. La professoressa Ambrose continuava a tirare fuori il telefono per scrivere a qualcuno. Ma a chi? Non potevamo saperlo. Quindi decidemmo di seguirla anche dopo scuola. L'insegnante uscì da scuola, diretta altrove. Io e Austin la seguimmo senza farci vedere. Non sapevamo cosa ci aspettavamo di vedere, ma dovevamo scoprire perché ci aveva mandato quelle sue foto. La professoressa Ambrose entrò in un parco e si sedette in una panchina. La osservavamo da dietro alcuni cespugli. Alcuni minuti dopo arrivò un uomo. L'insegnante lo abbracciò felice, baciandolo. Molto probabilmente era lui che stava messaggiando a scuola. Si misero mano nella mano e se ne andarono. Io e Austin capimmo che si trattava del fidanzato della professoressa Ambrose. Eravamo incavolatissimi. Si vedeva con un uomo e allo stesso tempo mandava foto inappropriate ai suoi alunni. Era proprio pazza. Io e Austin decidemmo di vendicarci di lei. Quando arrivai a casa mostrai a mia madre il messaggio della professoressa Ambrose. Rimase inorridita e disse che un insegnante del genere non poteva lavorare con dei ragazzini. Il giorno seguente si recò dal preside. C'era anche la mamma di Austin, perché anche il mio amico aveva fatto vedere la foto. Naturalmente, scoperto cos'era successo, il preside licenziò immediatamente la professoressa Ambrose. Io e Austin eravamo lieti di aver dato una lezione alla nostra insegnante svergognata. Lei provò a spiegare al preside che non era stata lei e che ci doveva essere un errore. Ma le foto sui nostri telefoni dicevano il contrario, quindi dovette andarsene. Alcuni giorni dopo, il professor Harrison tornò a scuola. Aveva rimpiazzato la professoressa Ambrose e tornò a essere il nostro insegnante. Il preside lo aveva assunto di nuovo. Ricominciammo ad avere dei bei voti e smettemmo di preoccuparci di fare i compiti o di impegnarci troppo. Tutta la classe era felice e beata che fosse tornato tutto alla normalità. Ovviamente Stella, la migliore studentessa, era la più felice di tutti perché era tornata ad avere solo il massimo dei voti. Passare del tempo, ci dimenticammo di tutto lo scandalo riguardante la professoressa Ambrose. Passò un anno, stavamo per finire la scuola e ci preparavamo alla vita che ci avrebbe aspettato fuori. Alcuni sarebbero andati al college, altri all'università. Anche io pensavo a lungo ai miei piani per il futuro. Quell'anno ero cresciuto e maturato. Volevo specializzarmi in qualcosa, ma sapevo di non essere abbastanza bravo da andare al college. Potevo avere dei buoni voti, ma non avevo imparato niente. Solo allora iniziai a rendermi conto e ad arrabbiarmi con me stesso per aver sprecato così tanto tempo a battere la fiacca. Al termine di quell'anno scolastico si tenne il tradizionale ballo del diploma. Ci andammo tutti per vederci un'ultima volta ancora. In fin dei conti, ognuno di noi sarebbe andato al college o all'università e probabilmente non ci saremmo più rivisti. Al ballo danzammo e ci divertimmo molto. E poi iniziammo a parlare dei momenti più indimenticabili vissuti a scuola. Ad un certo punto Austin fece il nome della professoressa Ambrose. Disse che ci aveva quasi rovinato la media. E allora Stella, la studentessa brillante, rise allegramente dicendo: «Avremmo avuto tutti dei voti pessimi se non fosse stato per me!» Non capivamo di cosa stesse parlando. Allora Stella ci rivelò il segreto che aveva tenuto per tutto l'anno. Quando la professoressa Ambrose aveva iniziato a darle dei brutti voti, aveva deciso di liberarsi di lei a tutti i costi. Ma come fare? Fu allora che a Stella venne un'idea brillante. Un giorno, mentre l'insegnante si era allontanata, Stella aveva preso il telefono dalla sua borsa, trovandoci delle foto intime. Dopodiché aveva inviato una di queste foto a me e ad Austin. Sperava che avremmo mostrato quei messaggi ai nostri genitori, così che la professoressa Ambrose sarebbe stata cacciata da scuola. E fu esattamente quello che era successo. Ascoltammo le parole di Stella a bocca aperta. Solo allora io e Austin capimmo tutto. Stella aveva semplicemente incastrato la nostra insegnante per avere di nuovo dei bei voti. In realtà non era stata colpa della Ambrose, ed io mi ero sbarazzato di lei con le mie mani. Forse le avevo persino rovinato la vita, ma lei voleva solo che diventassimo più intelligenti e istruiti. Solo allora iniziai a capire le sue parole. I voti non significano nulla se non si impara niente, ma era troppo tardi. Ecco di cosa mi vergogno tanto, e so che non si può rimediare, ma vorrei
comunque provarci. Vi chiedo di condividere la mia storia. Forse la professoressa Ambrose la vedrà e mi potrà perdonare. Pensate che sia possibile? Scrivete la vostra opinione nei commenti qui sotto. Dopotutto, forse anche voi vi vergognate ancora di qualcosa.